Non so a voi, ma a me la pecora Dolly incuriosisce, affascina e mette addosso uno strano brividino che non riesco a decifrare e che a buon diritto potrei chiamare paura. Eppure così bella, liscia, mansueta, e posso anche immaginare che un giovane caprone impazzisca per lei. In una notte piena di passioni, in una notte calda anche per la lana, lui la possiede con tutta la forza e l'interezza di un amore intenso e animalesco. Beato lui. È evidente che il giovane caprone non ha sentito alcun bisogno di informazioni genetiche più approfondite sulla sua partner. E questo non perché non sia sensibile. Probabilmente non avvertendo nessuna differenza fra Dio e il professor Jan Wilmuth, si è accoppiato tranquillamente. Io sono meno tranquillo, perché ho la certezza che un domani anche l'uomo... Ma che dico un domani? Oggi. Forse sono già qui. Maledizione. Ci fosse almeno, che ne so, un segnetto di riconoscimento, qualcosa nei tratti somatici. Per dire, io non sono mica sicuro che Aldo Biscardi sia vero. No, dico, è pericoloso, eh? Non solo per il calcio, ma pensa un po' se ognuno potesse clonare chi vuole, chi gli piace. Non so, per dire... Bossi clona Alberto La Giussano a Pontida. Borrelli clona Robespierre. E la Pivetti clona Giovanna d'Arco prima, poi improvvisamente li ama. Buttiglione clona l'orso Yogi. E Andreatta clona Pippo, non Baldo, Pippo Pluto e Paperino. E D'Alema clona Trotsky, geniale, poi lo segue in Messico e crack sulla testa. E la Bindi, una santa, clona Maria Goretti, che preferisce morire piuttosto che farsi violentare dal mostro di Bella. E Berlusconi clona Emilio Fede, un altro. Perché uno non gli basta. E Prodi clona Don Abbondio, che ha paura dell'innominato, Bertinotti. No, dico, al di là dell'esagerazione dei paradossi, è spaventoso pensare alle possibilità che oggi ha l'uomo. Ma per carità, io non c'ho niente contro gli scienziati, però la piccola Dolly, che è già una realtà, è per me una presenza molto, molto misteriosa. Voglio dire che la guerra, la violenza, la bomba atomica, le conosciamo e ci fanno paura, ma quello che a poco ci si insinua dentro non è paura di un nemico preciso, non è neanche paura del futuro, perché in fondo chi l'ha mai conosciuto il futuro? È un allarme, l'allarme di un'emozione umanamente incontenibile che suggerisce uno strano desiderio di lontananza e di silenzio. È come se questo secolo, tanto insensatamente indaffarato, ci lasciasse così, senza nulla che ci appartenga veramente, ma soprattutto con la dolorosa sensazione che noi non apparteniamo a nulla.